Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanati. Oggi è il 17 di marzo e come di consueto trasmetto la videoanalisi di investire.biz, l'unico social network dedicato agli investimenti. Sul sito avete la possibilità di leggere tantissimi articoli e di commentare quelli degli altri. Tra l'altro ringrazio sia Diego, appunto, che ha parlato del corso Sherry di ieri sera, e Marco che ha fatto questo bellissimo articolo. Ma partiamo dalle operazioni, dai segnali operativi che abbiamo dato negli ultimi giorni. Ieri, come sapete, c'è stata la Yellen, che è stata piuttosto accomodante con la politica del rialzo dei tassi. Questo ha dato una grandissima forza a euro-dollaro, che è andato a toccare livelli anche in questa mattinata, insomma, molto importanti, a livello di 1,13,20. Di fatto Luca aveva ragione ad essere rialzista su questo cross. Quindi questa è una delle operazioni, tra virgolette, che noi invece attraverso i segnali operativi non siamo riusciti a cogliere veramente per poco, però al momento, insomma, sembra che ci sia proprio euro-dollaro in una fase di particolare forza per l'euro e debolezza per il dollaro. Poco male, perché in realtà noi abbiamo aperto anche delle altre operazioni proprio per difenderci sui mercati contro dollaro negli ultimi giorni. Quello più bello, quello più interessante è quello su USD CAD. Vi ricordate il segnale operativo che abbiamo dato ieri o l'altro ieri addirittura con lo short dai livelli di 33,65? Bene, questo short è entrato e siamo arrivati al target che ci eravamo prefissati, ovvero quello di 1,30 precisi in questo momento. Questa secondo me è un'operazione che ha dato quello che doveva dare e dobbiamo chiuderla, portare a casa e diciamo portare a casa quello che è il risultato. Quindi lo chiudiamo in diretta dopo aver fatto questo bellissimo trade. Altro cross, altro strumento interessantissimo, il DAX. Altro segnale operativo, livello di 10.030 punti, messo l'ordine. Ieri, nella fase, diciamo, serale post Yellen, il mercato è entrato. Questo momento sta iniziando a scendere in maniera piuttosto forte. Ce lo aspettavamo, l'avevamo scritto anche su Facebook. Abbiamo già messo lo stop a 9.950. Se dovessero continuare i ribassi sull'indice tedesco, continueremo a spostare il nostro stop in profitto. Alternativamente, invece, usciremo con un piccolo profitto. Però al momento, secondo me, è peccato chiudere questa posizione. Discorso, legato all'oro. Oro, avevamo detto, i mercati scenderanno nel medio termine, l'oro si dovrà apprezzare. Ordine 1243, l'avevamo inserito anche questo segnale operativo. Al momento siamo a 1270, quindi lo stiamo gestendo piuttosto bene. Lo stop lo abbiamo già messo in pari. Cerchiamo di andare a vedere se riusciremo a raggiungere nuovi massimi, magari in area 1300. Quindi grande calma nel gestire le operazioni. Posizione più bella di tutte: 2 giorni fa avete visto, c'era l'articolo di me, Luca e Marco che siamo andati al sushi. Avevamo aperto con l'amico Marco in serata il long di GBP USD, sta andando molto bene. Abbiamo fatto già quasi 2 figure su questa operazione. Poi, ovviamente, chi ha seguito il corso di Marco sullo Share System avrà anche avuto indicazioni su come gestire questa posizione, quali sono i target di arrivo. Questa è proprio un'operazione che abbiamo fatto grazie allo Share System, che al momento, insomma, sta rendendo circa 2 figure, quindi 200 pips. Da ultimo vi segnalo che domani mattina io non farò la videoanalisi, in quanto sarò impegnato con il Trading Live, un evento al quale è possibile partecipare o a pagamento o in maniera gratuita, appunto secondo determinate modalità. Quindi vi esorto, se siete nuovi sul nostro sito, a scrivere una mail a assistenza@investire.biz e comunque a partecipare, perché anche domani ne vedremo delle belle, faremo il punto sulla situazione macroeconomica. Da Enrico Lanati di investire.biz anche per oggi è tutto. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.